Ma intanto per me italiano è una seconda battuta, sono prima di tutto napoletano, poi essendo italiano mi sento mediterraneo, ecco, credo che abbiamo ricevuto molta più storia dal mare che da quella cresta di gallo delle Alpi filtrata da quel setaccio, quindi vuol dire questo, precisare questi connotati per me, napoletano e mediterraneo. Napoli è una città anche di accoglienza, perché la cittadinanza napoletana e quindi italiana per gli stranieri, secondo lei? Ma il nostro paese che è fatto come una specie di ponte interrotto in mezzo al Mediterraneo, o lo dicono, lo vedono come uno stivale, ce l'hanno descritto, ma è piuttosto un braccio teso che se ne va verso il sud-est del Mediterraneo, e noi abbiamo ricevuto per forza, tutta la nostra civiltà è venuta da lì, dal mare, dalle sponde del Mediterraneo, dunque siamo per forza, insomma, ospitali. L'accoglienza è stata il modo con cui è progredita la civiltà del Mediterraneo, dunque questo siamo. Poi se qualche governo vuole mettere il preservativo all'Italia, beh, insomma, e pensare che risolva con il filo spinato i flussi migratori, vabbè, i cretini esistono, insomma, sono nocivi purtroppo, ma esistono e sono inutili.